Buonasera a tutti, eccoci di nuovo insieme per la settima conversazione, sulla genealogia degli estensi, l'ultima parte ormai, e sempre con noi è Fabio Salve a tutti. che ci racconterà appunto dagli Austria Est fino ai giorni nostri. E sì, con lui sarà l'ultimo incontro per ora, poi speriamo che ne seguino altri. Per cui io metto le slide, come al solito lo dico sempre, sparisco e lascio la parola a Fabio. Buonasera, buonasera a tutti, ringrazio sempre Angelo per l'opportunità di queste conversazioni, di questi appuntamenti sulla genealogia estense, ringrazio Pro Cereale dei mezzi messi a disposizione appunto per queste dirette sul canale, quindi è stata una bellissima esperienza che mi ha arricchito molto, anche perché mi ha permesso in queste 4 settimane di affrontare l'intero percorso praticamente della dinastia Atestina dal 1039 appunto fino ai giorni nostri, quest'ultimo appuntamento. Come abbiamo chi ha seguito appunto le puntate precedenti, siamo partiti col primo appuntamento partendo dal 1039 ed arrivando fino al 1208, quindi dalle origini ad est fino all'arrivo a Ferrara, quando diventa una marchesa di Ferrara. Nel secondo appuntamento abbiamo parlato del periodo che va dal 1208 al 1598, quindi nel periodo del consolidamento del potere ferrarese, dell'arrivo a Modena, dell'arrivo a Reggio, fino al 1598 per l'appunto quando persero la città di Ferrara. Il terzo appuntamento, la settimana scorsa, abbiamo trattato il rimpicciolimento iniziale dei territori estensi, degli stati estensi che avevano perso Ferrara, quindi il trasferimento della corte nella nuova capitale di Modena, le riacquisizioni territoriali, se vi ricordate appunto con le guerre di successione che imperversarono tra il XVII e il XVIII secolo sullo scenario europeo. E siamo arrivati per l'appunto la settimana scorsa fino al 1796 con l'arrivo per l'appunto di Napoleone e quindi con la fine dell'epoca dei feudi. In quest'ultimo appuntamento, in questo quarto ultimo appuntamento, parleremo del periodo della Restaurazione, quindi quando nel 1814-1815, dopo il congresso di Vienna, verrà restaurato il potere degli Austria-Est, non più Est ma Austria-Est perché la dinastia muterà appunto un passaggio del matrimonio tra Maria Beatrice e l'arciduca Ferdinando Carlo, e arriveremo poi dopo a fare un breve accenno anche allo sviluppo successivo alla morte di Francesco V, quindi all'eredità fine giorni nostri delle pretensioni austro-estensi. Comunque, andando con ordine, ci eravamo fermati nel 1796, quindi con la discesa di Napoleone nei territori italiani. Quindi in questo momento è Duca Ercole III d'Este, che nel 1796 è già da 6 anni che è vedovo di sua moglie Maria Teresa Cibo Malaspina, duchessa di Massa e principessa di Carrara, morta a Reggio, dove è tra l'altro tumulata nel tempio della Beata Vergine della Ghiara, che è a Reggio in visita, consiglia appunto la visita al tempio della Beata Vergine della Ghiara, e di chiedere perché non è visibile nel corpo principale ovviamente della chiesa, ma in una stanza laterale, di poter appunto visitare la tomba della duchessa Maria Teresa, che è l'unico capo di Stato sepolto in territorio reggiano. Come detto, nel 1796 Ercole III, già vedovo da 6 anni, si è risposato morganaticamente con Chiara Marini, che era al tempo la sua amante, attrice di teatro modenese, che gli aveva dato in precedenza anche un figlio, Ercole Rinaldo, quale il duca stesso aveva concesso il titolo di marchese di Scandiano, e che era morto l'anno precedente, nel 1795,
in circostanze mai del tutto poi realmente chiarite, cadendo e facendosi male dopo una serata in un appartamento a Modena. Quindi gli era morto questo figlio, che comunque non sarebbe stato suo erede dinastico, perché era nato da una relazione con l'amante, Chiara Marini, e non era mai stato riconosciuto ufficialmente come erede dinastico di Ercole III. L'erede di Ercole III era già stato scelto dai tempi di Giubbar, Francesco III e predecessore, nella figura della figlia Maria Beatrice d'Este, fatta sposare con un figlio dell'imperatrice d'Austria, l'arciduca Ferdinando Carlo. Il disegno di Francesco III era quello appunto di consolidare il rapporto, il legame che c'era tra la casa d'Austria, la casa degli Asburgo-Lorena, con la casa appunto d'Este. Questo matrimonio sancirà, regolato da un apposito contratto, l'assunzione da parte dell'arciduca Ferdinando Carlo d'Asburgo-Lorena del patronimico d'Este, che quindi diventerà, vedete l'immagine, sovraimpressione, diventerà per l'appunto il arciduca d'Austria. Nel 1796 Ercole III è costretto all'esilio, vengono invasi i suoi stati, avrà una brevissima restaurazione del suo potere intorno al 1800 per qualche mese, e per poi ritornare nuovamente in esilio. Nel 1801 viene creato e viene investito del titolo di Duca di Brisgovia. Ercole III non aveva più i suoi stati, perché non era più ovviamente al comando, al potere, a Modena, a Reggio, a un territorio occupato da truppe napoleoniche, e diventa Duca di Brisgovia. Vi rimane con questo titolo fino al 1803, che è l'anno della sua morte, e suo erede. Il Ducato di Borgogna diventa per l'appunto l'arciduca Ferdinando Carlo d'Asburgo-Lorena, che diventerà duca di Borgogna e Ortenau, e lo sarà tra il 1803 e il 1806, l'anno della sua morte, quando questo titolo cesserà i suoi effetti e la sua esistenza. Dal 1806 al 1814 è erede dell'arciduca Ferdinando Carlo, e chiaramente della moglie, era ancora viva, perché poi morirà nel 1829, cioè Maria Beatrice, sarà il primogenito francese, colui che poi nel 1814, lo vedete in sovraimpressione nell'immagine, colui che poi dal 15 luglio del 1814, per conseguenza degli effetti del congresso di Vienna, sarà restaurato duca di Modena, duca di Reggio, Duca della Mirandola, eccetera, eccetera, eccetera. Entrerà poi nei suoi territori ufficialmente nel 1815. Quindi siamo in tempo di restaurazione, perché il congresso di Vienna disciplina il post Napoleone Bonaparte, dopo la parentesi per l'appunto napoleonica e la caduta di Napoleone. Il ritorno al potere degli Estensi, come detto, non è più la casa diretta, che si è estinta per linea maschile con l'ultimo della sua casa, con Ercole III d'Este nel 1803, ma con la discendenza della figlia Maria Beatrice nella figura del duca Francesco IV. Quindi siamo in periodo di restaurazione, e con la creazione di questa casa, che diventa la nostra casa regnante, i territori di Modena, di Reggio, di Mirandola, di Correggio, e i due territori estensi nella casa per l'appunto d'Austria-Est. È la prima creazione. Adesso, tenete a mente questo passaggio che io dico adesso prima creazione, perché tra poco spiegherò quale sarà poi il passaggio della seconda creazione ed infine della terza creazione di questa casa, perché ci saranno due passaggi successivi, due eredità successive che porteranno ad ulteriori sviluppi e ad ulteriori passaggi nell'arco temporale fino appunto ai giorni nostri. Erede di Francesco IV alla sua morte nel 1846 sarà suo figlio,
Francesco qui. Francesco qua, adesso lo vedete insomma in persona, se possiamo tornare indietro a Francesco IV era sposato con Maria Beatrice di Savoia, che era principessa di Savoia, duchessa d'Austria-Este, e oltre che essere la sua sposa era anche sua nipote, perché era la figlia di sua sorella, Maria Teresa, la sorella maggiore di Francesco, e del re di Sardegna Vittorio Emanuele I. Quindi questo matrimonio, che viene nel 1812, quindi qualche anno prima del congresso di Vienna, sancisce l'alleanza, l'unione tra la primogenita del re di Sardegna Vittorio Emanuele I con la casa d'Austria-Est. Sarà questo poi un effetto non secondario. Qui metterei un attimo di attenzione nei passaggi che avranno riflessi anche poi nelle guerre d'indipendenza e nei moti che sorgono in Italia. Perché il matrimonio fra l'arciduca, ancora non era stato restaurato il suo potere a Vienna, con la primogenita del re di Sardegna, porta ad accarezzare l'idea, dato che i Savoia sono in procinto di estinguersi nella linea principale, perché non hanno eredi maschi in grado di succedere né a Vittorio Emanuele I né a suo fratello Carlo Felice, che sarà il suo successore. Quindi nel momento in cui la linea principale di Casa Savoia era in procinto di estinguersi e vi era un forte dibattito su chi sarebbero stati i Savoia che avrebbero preso il potere al momento dell'estinzione della linea principale, quindi avverrà che verranno messi in questa posizione i Savoia Carignano, che è un ramo cadetto dall'appunto di Casa Savoia. Ma in questo momento questo matrimonio era visto anche come una possibilità alternativa nella stessa successione sabauda. In Casa Savoia vige la legge salica, quindi la legge salica prevede la successione solo per l'anima maschile. Tuttavia, l'estinzione del ramo principale, che avverrà per l'appunto con Carlo Felice, portava una certa interpretazione a considerare estinta la casa, a non considerare valida la successione al ramo cadetto di Savoia Carignano, che è un ramo cadetto che si era staccato nel XVI secolo, cioè nel 1500. Erano anche abbastanza lontani parenti, erano anche stati, per alterne vicende, anche abbastanza allontanati in quel periodo della corte torinese, erano a Parigi, erano stati molto vicini anche durante la Rivoluzione francese ad alcune posizioni certamente non tradizionaliste, quindi non erano neanche del tutto ben viste alla corte torinese. E quindi un certo filone di pensiero vide di buon occhio l'eventualità che una volta estinta Casa Savoia, con il matrimonio fra Maria Beatrice e Francesco, quello che diventerà Francesco IV, si sarebbe potuta creare lì l'eredità dinastica sia di Savoia che degli Austria-Est. E questo sarà un'eventualità che comunque fino perlomeno al congresso di Vienna, negli effetti del congresso di Vienna, sarà tenuto in considerazione. Poi la linea portò il congresso di Vienna a sposare in toto il legittimismo, cioè quel filone di interpretazione dinastica che porta successione per legge salica e per figli nati dentro al contesto del matrimonio riconosciuto. Quindi laddove si estingue una linea, si cerca la prima linea collaterale, sempre per linea maschile, portò con questa interpretazione rigida della legge salica del legittimismo, portò alla successione, come detto, come anticipato, di Savoia Carignano, portando questa cosa che era stata inizialmente accarezzata nel matrimonio del 1812 tra l'arciduca e la principessa Maria Beatrice Vittoria, portandola come un progetto poi fallito. Questo avrà dei riflessi poi anche successivamente in tutto quello che sarà il percorso di nuove risorse mentali, e anche tutte le vicende, cioè le vicende che portarono dal 1831, scusate, dal 1821 al 1831,
1848, infine 1859, all'Unità d'Italia. Il loro erede di questa coppia, come detto, sarà Francesco Pini. Francesco IV avrà ancora un grande passaggio, 2 anni prima di morire, un grande passaggio che sarà il Trattato di Firenze. Un Trattato di Firenze che sarà un momento, un passaggio storico, tra l'altro stipulato in gran segreto tra il Granducato di Toscana, cioè tra la casa d'Asburgo-Lorena in Toscana, la casa d'Austria-Este e il Borbone Parma. In quel momento nel Ducato di Parma e Piacenza alla guida c'era Maria Luigia, la moglie di Napoleone, che era stata praticamente l'unico, era stata l'unica che era rimasta al potere nel 1814 nel post-congresso di Vienna, dove non c'era stata la restaurazione della casa di antico regime precedente all'avvento di Napoleone, che sarebbe stata per l'appunto la casa di Borbone Parma. La casa di Borbone Parma avrebbe riacquisito i suoi domini antichi soltanto alla morte di Maria Luigia. Questi erano gli accordi che erano stati stipulati a Vienna. Teniamo conto che Maria Luigia, in realtà poi il nome corretto sarebbe Maria Luisa d'Asburgo-Lorena, era un Asburgo. E quindi anche con un rapporto abbastanza di corte vicino anche alla casa d'Austria e agli stessi Austria-Este con un ottimo rapporto di confine di vicinato. Nel 1844, comunque, il Trattato di Firenze, che vide Francesco IV come uno dei protagonisti, portò a siglare gli accordi di quelli che sarebbero stati il ridisegnare territorialmente i territori sia del Granducato di Toscana, che del Ducato di Parma e Piacenza, che del Ducato di Modena e Reggio. La grande acquisizione da parte dei territori degli Stati estensi, che era effetto per l'appunto del Trattato di Firenze del 1844, saranno Guastalla, Luzzara e Reggiolo. Quindi il Ducato di Guastalla, alla morte di Maria Luigia, che verrà 3 anni dopo, nel 1847, il Ducato di Guastalla sarà l'ultimo Stato che entrerà nei possedimenti austro-estensi. Se vi ricordate, nell'appuntamento precedente, che avevamo parlato degli effetti delle guerre di successione, cioè, avevamo accennato che con la guerra di successione di Mantova e del Monferrato si era acquisito il Principato di Correggio, con la guerra di successione spagnola si era acquisito il Ducato della Mirandola e Marchesato di Concordia. Successivamente, per effetto anche della guerra di successione polacca, dell'impegno durante la guerra di successione polacca, per l'estinzione della casa dei Gonzaga di Novellara e Bagnolo nel 1737, era stata acquisita la contea di Novellara e Bagnolo, come detto, era entrata nei possedimenti austro-estensi tra 1790 e 1829 anche il Ducato di Massa e Carrara come eredità di Cibo Malaspina. L'ultimo passaggio di questa acquisizione territoriale sarà l'effetto del Trattato di Firenze del 1844, con l'acquisizione, il passaggio dal Ducato di Parma e Piacenza al Ducato di Modena e Reggio, del territorio del Ducato di Guastalla. Quindi questo sarà l'ultimo grande tassello dell'espansione territoriale di quello che era passato dal 1598 come uno stato rimpicciolito con la perdita di Ferrara, al 1848 come uno stato che comunque aveva riacquisito una sua posizione importante, acquisendo anche importanti territori. Questo sarà l'ultimo grande lascito di Francesco IV. Scusate. Morirà poi nel 1846. Lui non vedrà gli effetti di questa cosa, che aveva comunque stipulato un paio di anni prima. Il suo erede sarà Francesco I. E nel passaggio del Ducato di Massa e del Principato di Carrara, era entrato nelle possessioni austro-estensi, mi sono dimenticato prima di dire, tramite appunto l'estinzione della casa di Cibo Malaspina. Nel 1390, con la morte di Maria Teresa Cibo Malaspina, era diventato, dove, a Massa Carrara non vigeva la legge salica,
quindi non c'era l'obbligatorietà della discendenza solo per linea maschile. Erede di Maria Teresa Cibo Malaspina sarà sua figlia Maria Beatrice, che quando morirà nel 1829 riverserà la sua pretensione, cioè i suoi diritti dinastici sul Ducato di Massa Carrara, e li riverserà a suo figlio Francesco. Questo era un passaggio che prima mi ero dimenticato di metterci in focus. L'eredità della persona che vedete adesso in sovrimpressione, l'arciduca Francesco V d'Austria-Este, si è portato a terra nel 1846. Lui si sposerà con una principessa di Baviera, una Delgonda, che adesso vedete nell'immagine. A Reggio Emilia, tra l'altro, abbiamo ancora un obelisco nell'attuale piazza Gioberti, in tempo per l'appunto chiamata piazza Aldegonda, con una grafia leggermente diversa rispetto ad Adelgonda. Questo l'ho trovato sui testi La mia archiviati adesso preferita. di recente. Immagino che leggendo anche quello che posti, so che hai un particolare affetto per la principessa Adelgonda. Noi appunto a Reggio Emilia abbiamo in piazza Gioberti, l'antica piazza Aldegonda, abbiamo l'obelisco che la città eresse per celebrare il matrimonio tra l'arciduca e la principessa. È ancora presente, poi dopo, in tempo di Unità d'Italia, sarà ribattezzato come un monumento per la libertà di Motta di Sorgente. Quindi la piazza ha cambiato nome, nel frattempo oggi si chiama piazza Gioberti. Però comunque ancora presente ed è un lascito certamente importante per la città di Reggio, anche per significare un profondo attaccamento che comunque la città ebbe con questa coppia di arciduchi, di duchi titolari appunto degli stati stessi. Lui sarà poi l'arciduca, il duca del territorio degli stati stessi, che subirà il percorso degli eventi che porteranno all'Unità d'Italia, e quindi al 1859, alla sua definitiva fuoriuscita nel giugno di quell'anno dagli Stati al suo esilio. Morirà in esilio nel 1875 e senza eredi in grado di succedergli, perlomeno senza eredi suoi e di Adelgonda. Avevano avuto soltanto una figlia che era morta infante, non avevano avuto figli maschi. E quindi nel 1875, con il passaggio come dicevo prima, la prima creazione degli Austria-Est, nel 1875 vi è la seconda, perché per testamento di Francesco V, l'eredità delle pretensioni austro-estensi passano a un suo parente della casa d'Asburgo-Lorena, che era l'arciduca Francesco Ferdinando, che adesso vedete in immagine, che poi per cause processi della storia, salirà anche nei gradi delle pretensioni di Asburgo-Lorena. Dopo la prematura morte di Rodolfo, lui diventerà poi pretendente e la rinuncia anche di suo padre, perché comunque di Robert Ciduca anche suo padre che comunque rinuncia, salirà come principe pretendente all'imperatore. È l'arciduca che muore nel 1914 a Sarajevo per cosiddetta mano nera, che sarà il casus belli che farà scoppiare la Grande Guerra, quella anche conosciuta come Prima Guerra Mondiale. Il testamento di Francesco V, che è un tema molto, molto particolare nello studio della dinastica, porta questa eredità nella famiglia d'Asburgo-Lorena a un parente ma non di sangue, quindi non un parente di famiglia, non un parente diretto degli Austria-Este, quindi per la prima volta la creazione di questa seconda casa d'Austria-Est, questa è la seconda creazione, porta un membro appunto che non ha legami di sangue. In particolare il passaggio potrebbe essere particolare, potrebbe essere un tema anche di dibattito molto complesso, certamente da affrontare, ma un erede comunque tecnicamente legittimo ci sarebbe stato,
il momento della morte dell'arciduca Francesco V, e sarebbe stata per l'appunto Maria Teresa Enrichetta, che vedete adesso in immagine, che era la figlia di suo fratello Ferdinando. E quindi qui si spendono i sei, ma il motivo per cui venne esclusa dal testamento, perché il testamento era molto chiaro, prevedeva l'eredità l'arciduca Francesco Ferdinando, e qualora questo non avesse accettato praticamente l'eredità, sarebbe passata alle dinastie dei matrimoni delle due sorelle, quindi delle due sorelle di Francesco V, che avevano sposato il duca di Madrid, pretendente carlista, e il conte di Chambord, pretendente del trono di Francia. Lei viene esclusa, quindi viene esclusa. C'erano stati dei tentativi anche della corte d'Austria di farla sposare con un Asburgo, Lorena di Toscana. Lei rifiuta questo matrimonio e si sposa con il duca di Baviera, quindi con Wittelsbach, e viene comunque esclusa dal testamento. In questo passaggio però c'è una particolarità, perché nel matrimonio che c'era stato fra Francesco IV e la principessa Maria Beatrice di Savoia, tramite quel matrimonio erano entrate nelle pretensioni austro-ostensi le pretensioni giacobite. Le pretensioni giacobite sono le pretensioni sul trono d'Inghilterra dell'eredità degli Stuart, detronizzati nel 1700, all'inizio del 1700, se non ricordo bene l'anno, comunque con l'Act of Settlement del 1701 erano stati esclusi i cattolici dalla successione del trono d'Inghilterra. Era stato spodestato anche il re Giacomo II, lui che era era divente, si era sposato con la sua, il secondo matrimonio di Giacomo II era stato con Mary of Modena, quindi con un estense, erano già entrati in contatto gli estensi per l'appunto con gli Stuart, e si era estinta però la linea degli Stuart con l'Earl dello Young Pretender e con il fratello dello Young Pretender, con Benedetto, nel 1806. E per l'eredità del cardinale Benedetto erano tornati praticamente tramite una figlia di Carlo I d'Inghilterra, sposatasi nei suoi eredi, sposatasi nei meccanismi con i Savoia, erano arrivate le pretensioni giacobite in capo a Vittorio Emanuele I. A Vittorio Emanuele I, alla sua morte, le aveva ovviamente concesse le pretensioni giacobite, chiaramente per eredità, anche lì non vige la legge salica, Maria Beatrice. Col matrimonio tra Maria Beatrice e Francesco V erano entrate nelle pretensioni austro-ostensi. Quindi c'era questo passaggio. In questo passaggio Francesco IV passa poi a Francesco V le pretensioni, da Francesco V, anziché andare nel testamento, lì effettivamente tornano alla figlia di suo fratello, di Ferdinando. Quindi le pretensioni giacobite entrano nella casa di Wittelsbach in questo modo. Come sarebbero potute entrare anche le pretensioni austro-ostensi, quelle giacobite comunque tecnicamente non vengono bypassate. La terza creazione invece del casato d'Austria-Est avviene a seguito dell'uccisione di Francesco Ferdinando nel 1914, e non possono ereditare le sue prerogative i suoi figli, che erano gli Hohenberg, perché lui si era sposato all'inizio del Novecento con Sofia Ciotek, che era un matrimonio non riconosciuto a livello dinastico, ma bensì morganatico. Quindi la discendenza dei cosiddetti duchi di Hohenberg, famiglia pittura fiorente, non aveva possibilità né di pretendere al trono d'Austria-Ungheria né di pretendere nelle pretensioni austro-ostensi sugli stati estensi, e già dall'inizio del Novecento era stato disciplinato che erede di Francesco Ferdinando sarebbe stato l'arciduca Carlo. L'arciduca Carlo, che poi, a seguito della morte dell'arciduca Francesco Ferdinando nel 1914, diventerà il primo pretendente all'imperatore. Nel 1916 Carlo poi diventerà imperatore con Carlo I d'Asburgo-Lorena, il beato Carlo,
e dovrà ovviamente cedere a sua volta le sue pretensioni perché anche lui era diventato una ostia est, e quindi questa è la terza creazione. Gli cederà poi nell'anno successivo, nel 1917, al suo secondo genito Roberto, che si sposerà con Margherita di Savoia Aosta, figlia del duca d'Aosta, e tra l'altro muore inizio di quest'anno, nel 2022, Margherita. E da questa coppia, lui morirà nel 1996, da questa coppia nascono gli attuali pretendenti, diciamo, della linea di questa terza creazione austroastiense, che sono Lorenzo, io parlo della linea maschile, sono Lorenzo, Gerardo e Martino. Lorenzo è tecnicamente nelle pretensioni il duca de jure, come ha scritto Angelo in sua presentazione, come didascalia la foto. Di Modena, Reggio e di tutti gli stati estensi, erciduca di Austria Est, principe imperiale d'Austria, principe papale di Ungheria e Boemia e principe del Belgio. È diventato principe del Belgio per il suo matrimonio con Astrid, che è una principessa appunto della casa del Belgio. In quest'ultimo passaggio, in questo intricato passaggio che parte dal 1875 con col testamento di Francesco V, cede le sue prerogative al parente arciduca Francesco Ferdinando, a patto che questi incorporassero nel proprio scudo il patronimico d'Este, quindi diventasse arciduca d'Austria Est. Gli eventi che portarono a Francesco Ferdinando a diventare, per la morte di Rodolfo, erede dell'impero, lui a sposarsi morganaticamente con Sofia Ciotti, che quindi a non passare le proprie pretensioni alla sua discendenza degli Hohenberg, a passare le pretensioni al parente più prossimo, che era l'arciduca Carlo, e la sua morte nel 1914, che cambia nuovamente le carte in tavola, perché lo porta ovviamente a non essere più protagonista, nel senso che ovviamente non c'è più lui, quindi entra in gioco Carlo, che 2 anni dopo diventa imperatore, e a questo punto ricrea per la terza volta con Roberto, il suo secondo genito, questa casa. Quindi è molto intricato il passaggio degli Austro-Est dal 1875 ai giorni nostri, però comunque esiste, è una cosa che a livello dinastico, ai suoi effetti, è una cosa riconosciuta a livello europeo, dal goto europeo, è una cosa che ha le sue pretensioni, le sue prerogative, è una cosa anche poco conosciuta, perché certamente i media italiani non hanno mai posto molta attenzione su questo aspetto, non c'è mai stata una vera e propria presa di posizione di questa parte della casa d'Asburgo su questa loro eredità, che comunque ha i suoi effetti, vedo, dal punto di vista prettamente dinastico, prettamente genealogico, con gli effetti del testamento particolare di Francesco V. Io vorrei fare un'ultima breve digressione su questo tema che ci ha portato ad affrontare questi secoli di storia. L'eredità di quello che noi vediamo di questo casato ha i suoi riflessi in tante cose, oltre al libro di storia e certamente a queste cose che possono interessare molto gli appassionati, e diciamo certamente non su larga scala, ma sono le eredità che vediamo nel riflesso quotidianamente, cioè il riflesso che ha una lunga permanenza nei territori, pensiamo che per quanto riguarda Modena dal 1386 fino al 1859 è stata la casa regnante della città, per quanto riguarda Reggio dal 1409 al 1859, sono tanti anni. In tutto questo periodo i riflessi sono molteplici, sono sfaccettati, è fatto di architetture civili, militari, religiose, è fatto di committenze, è fatto di opere d'arte, è fatto di quello che è praticamente lo stesso tessuto sociale che hanno dei territori che sono comunque molto affini. La particolarità per cui vi è un particolare legame anche di cultura,
di modalità che ci possono essere tra le città di Modena e la città di Reggio, deriva per l'appunto da questo forte legame che si è cementato in secoli di storia, cosa che magari si può analizzare in maniera paritetica nel territorio, ad esempio, di Parma e Piacenza, che sono stati per tanti anni, un po' di meno, però comunque per tanto tempo, sotto prima Farnese, poi Borbone Parma, poi Maria Luigia, nuovamente i Borbone, ma hanno avuto una loro connotazione territoriale ben precisa e ben definita. Quindi questo passaggio che noi abbiamo affrontato in questi quattro appuntamenti, partendo dal 1039, da Alberto Azzo II e da tutta quella storia che parte con lui, con il Terzo Gento, con Folco, e da Folco discende fino al 1803 con la morte di Ercole III, perché la casa d'Este parte da Folco e termina con Ercole III. L'eredità infatti nella casa d'Aosta con il matrimonio di Maria Beatrice e dell'arcivescovo Ferdinando Carlo, e gli sviluppi che sono stati certamente importanti e sono stati anche per certi versi combattuti durante l'Ottocento, i moti risorgimentali, l'unità d'Italia, l'eredità dopo l'unità d'Italia, un aspetto che è epico dal punto di vista storico, nella Brigata Estense, che parte con il suo sovrano e va in esilio con lui, quindi migliaia di uomini che lo seguono, cioè una cosa che non si è mai vista in nessun caso della storia. Quindi questa eredità è un'eredità molto importante, un'eredità che si cerca nel limite della compressione, perché abbiamo ovviamente molto compressi in questi quattro appuntamenti per cercare appunto di abbracciare tutti questi secoli, ma che comunque può far fiorire, come abbiamo detto quasi sempre alla fine di ogni appuntamento, tanta ricerca, tanto sviluppo. Abbiamo la fortuna di avere a Modena l'Archivio di Stato, che è veramente un tesoro di documenti, perché l'Archivio Segreto Estense, che sono secoli e secoli di storia, tra l'altro gestito da persone molto gentili che hanno sempre danno un particolare aiuto al ricercatore, allo studioso, e io mi auguro che questi appuntamenti siano un qualcosa che possa far fiorire un qualche interesse e che qualcuno prenda la cosa anche per continuare a sviluppare ulteriori ricerche. Vi ringrazio dell'attenzione. Un'ultimissima cosa che mi sono dimenticato di dire, faccio un augurio a tutte le donne per fare la festa delle donne, mi sono dimenticato di farlo. Auguri a tutte. Grazie, grazie dell'augurio Fabio. E anche io faccio tutti gli auguri alle donne in ascolto, a quelle della delegazione in generale, un pensiero alle povere donne dell'Ucraina che Certamente. ne stanno passando di tutti i colori. Ringrazio Fabio per questi quattro incontri con gli excursus dall'inizio degli est fino ai giorni nostri. Io devo dire che come si dice, in me è suscitato molta curiosità, specialmente per le origini. Infatti, mi sono divertita stressando il marito, andando nel Veneto e visitando i luoghi di origine del nostro casato, degli Estensi. Poi sabato si è andati a Bobbio, c'era il castello dei Malaspina e da lì comunque leggendo anche la dinastia dei Malaspina, correggimi se sbaglio, ho appreso che comunque avevano una discendenza comune con gli Este, da Uvizzo mi pare. Esattamente, erano una delle discendenze Bartelli. E poi ho trovato, oltre al cibo Malaspina, un'altra molto prima, nel 1200, che non mi ricordo come si chiama, che era una estense che sposò Isnardo Malaspina. Comunque anche qui, a proposito di intrecci dinastici, ce ne sono stati.
E per quel che riguarda il Duca de Jure Lorenzo in Belgio, prendo il tuo pensiero, Fabio, ci auspicheremmo che comunque tornasse almeno una volta nelle terre che, tra virgolette, avrebbe ereditato come Duca de Jure. Sarebbe certamente Sarebbe importante. molto bello, forse tramite suo fratello Martino, perché l'arciduca Martino è molto vicino alla città di Modena e Reggio, lo ricorderò sempre, anche quando c'è stato il terremoto, è stato il primo a partire a portare di propria tasca, come si dice, i viveri e le cose di prima necessità a Modena e a Reggio, per cui forse lui ci potrebbe aiutare in un futuro. Beh, Sarebbe una cosa molto interessante ad perché avere Lorenzo qua almeno per una volta. sarebbe una cosa certamente importante anche per un concetto culturale, per un concetto di sviluppo di studio, anche perché soltanto con l'appartenenza e con le tradizioni e con l'identità il popolo si ritrova. Io quando entro in una città di Modena, di Reggio, della stessa Ferrara, questi territori, anche alcune lunigiane, un po' di meno per certi aspetti, ma comunque principalmente delle città che ho detto, di Ferrara, di Modena e di Reggio, si notano, lo vedete anche dalle particolarità dei castelli a livello architettonico, vedete che sono molto simili. Se voi uscite da questi territori e andiamo nei territori, non so, piemontesi, quindi vediamo le strutture dei castelli sabaudi, hanno una conformazione architettonica che è diversa, le stesse Lo so, sì. costruzioni. Alla fine di Ovviamente, aprile ve lo saprò dire, visto che vado a Torino. ogni cosa ha la sua particolarità e secondo me in quello che può essere una semplice divulgazione, il nostro compito, che è un compito principalmente di divulgazione di quello che riusciamo e cerchiamo di trasportare, e sarebbe da far conoscere queste cose, perché noi vediamo tante cose che non sappiamo perché sono lì. Io, ad esempio, dopo tanto tempo, vedevo sempre dei picchetti, io li chiamo picchetti, sono le piccole costruzioni in mattoni, lungo praticamente la strada che porta dalla Reggia di Rivalta fino alla Vasca del Corbello. Io vedevo questi manufatti in mezzo ai campi, praticamente ad intervalli abbastanza regolari. Ho scoperto anche di recente, non lo sapevo, che fanno parte di un complesso meccanismo per far confluire le acque dalla Vasca dei Corbelli al Crostolo, cioè per far sì nelle fontane che c'erano una volta nella Reggia di Rivalti, il Palazzo Ducale di Rivalti. Quindi adesso io ho fatto questo piccolo esempio per dire, vabbè, sono cose che sono rimaste lì, tra l'altro non so fino a che punto sotto di esse abbiano ancora una loro funzione idraulica, penso poco. Però comunque una qualsiasi persona che le vede non sa perché sono lì, però sono lì, sono i segni del tempo. E sono quelle cose che sarebbe opportuno non far perdere, perché man mano che non si parla più di queste cose, le si dimenticano e si perdono poi. Le cose che non si, di cui non si conosce l'origine poi diventano cose sconosciute alla fine. Quindi sarebbe una cosa opportuna, questo è un piccolo esempio, ma tante piccole cose, cercare di far sì che abbiano comunque un loro posto nella storia e siano ricordati. Quindi i personaggi certamente, quello che hanno fatto, le committenze, le costruzioni e tutto quello che sono stati riflessi nella storia. Comunque ti ringrazio Angela per questi appuntamenti, ringrazio ancora una volta Croce Reale, tutti quanti voi che mi avete seguito. È stata una cosa divertente, mi è piaciuto, ragazzi. Vedremo di rifarla una volta sul testamento di Francesco V, che mi ha molto interessato la cosa. È molto interessante.
Prima di lasciarvi, vi devo dire due cose. Allora, l'incontro che era previsto per il giorno 11 con il presidente di Croce Reale, è spostato al 15 martedì per suoi impedimenti, e che era su Isabella d'Este. E il giorno 26 marzo, ve lo metto qua. E poi arriverà personalmente a tutti i membri della delegazione di Francesco V. Verranno giù il presidente da Torino, il vicepresidente dal Veneto, e ci troveremo per una giornata insieme, che così suddivisa: alle 10:30 c'è la visita al Salone d'Onore, in particolare al soffitto appena restaurato del Palazzo Ducale di Modena, e alle 12:30 c'è un pranzo conviviale insieme, e sotto c'è il nome del ristorante. A tutti i membri, oltre che nel gruppo chat di WhatsApp, arriverà personalmente l'invito. Vi prego solo di dirmi se venite e in quanti venite. Se volete portare mogli, fidanzate, eccetera, le potete portare. Io porto il mio signor marito, per cui niente. Questa mi raccomando entro il 20, perché io dopo devo prenotare al ristorante, per cui mi serve un po' di tempo. Detto questo, ovviamente Fabio sei invitato, tanto lo sapevi già, e mi raccomando, entro il 20 dimmi se vieni o meno. Se puoi venire anche con tua moglie, molto volentieri, così la conosciamo. E io vi saluto tutti quanti. Vi do appuntamento allora il 15, che è un martedì, con il presidente federale di Croce Reale, Fabrizio Giampaolo Nucera, che ci parlerà invece di Isabella d'Este. Anche lei, una donna estense, però andata in sposa a un Gonzaga, al Marchesato, e sarà reggente per molto tempo del Marchesato di Mantova. E soprattutto rivale di Lucrezia. Ah, non lo sapevo questa cosa. Soprattutto rivale di Lucrezia. sarà interessante, se verrà fuori. E niente, quindi. Diciamo che in famiglia battibeccava. Ah, allora. Vabbè, anche Lucrezia non doveva essere mica tanto bionda, anche se lo era, comunque. Era figlia del padre, diciamo così, ed era sorella del Era fratello. sorella del fratello, esatto, sì. Specialmente sorella del fratello, poi. Specialmente, anche io lo dicevo, specialmente sorella del fratello. Allora, Tra l'altro, una persona che Cesare è sempre stato molto affascinante come personaggio, cioè, meriterebbe solo lui delle puntate, 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 perché penso che sia stato un fan prodigio. A certi aspetti beh, adesso c'è è anche stato il tempo forte, per esaminare poi è stato anche. particolarmente Questa forte. volta l'ho voluta fare al femminile, intervallando i tuoi incontri, giusto perché c'era la festa della donna di mezzo. Poi lo faremo anche al maschile, metteremo anche i duchi di Ferrara, perché no? Sì, Sarebbe bene, sarebbe bene. sono estensi anche loro. Niente, allora io vi saluto. Ci rivediamo il 15 di marzo, che sarà veramente stavolta l'ultimo incontro con il presidente di Croce Reale. Vi auguro una buona serata e buonanotte a tutti. Grazie a tutti, buonanotte.